Mamma mia, oh. Sei arrabbiata perché mi sto per fare il caffè e ti disturbo? Buongiorno, oggi finalmente sole, è una bellissima giornata e caffè bevuto in silenzio, in rigoroso silenzio. Me lo gusto tutto. Ieri sera mi sono preparata questa cesta con i capi da far andare questa mattina in lavatrice e stamattina mi sono ritrovata i calzini neri che Omar mi è andato a infilare qui. Cioè, dobbiamo un attimino insegnargli i colori, distinguere i bianchi dai colorati, dai neri, perché ha un po' di difficoltà. Cioè, se io non avessi guardato, perché questa mattina sono mezza addormentata ancora, nonostante il caffè, boh, avrei fatto una strage. Qualcosa non va. Qualcosa non va perché fino a 3 secondi fa c'era il sole. Sono andata in bagno, ho avviato la lavatrice, mi sono lavata, preparata. E questa è la situazione, cioè ho sentito tuonare. Io non ho parole, veramente. È venuto giù un acquazzone, adesso ha smesso. Però guardate il cielo, cioè il tutto nel giro di pochissimo. Preparazione pranzo in corso, anche se sono soltanto le 10, è ancora presto, però mi porto un po' avanti. Sto facendo le crepe di carote, quelle che vi ho già mostrato in qualche video fa, che andrò poi a farcire con un po' di formaggio, in questo modo riesco a far mangiare le verdure ad Angelica. Come avete visto, praticamente ho tagliato le carote, adesso appunto le faccio cucinare, dopodiché vado ad aggiungere un uovo, la farina e non mi ricordo neanche più, il sale sicuramente. Vado a frullare il tutto e vado a formare le mie crepe che poi andrò a mettere in frigo una volta raffreddate e le tirerò fuori quando sarà arrivato il momento di pranzare, le andrò semplicemente a farcire a piacere. Ragazzi, buongiorno, ufficialmente buongiorno dopo il restauro. Allora, mi avete visto preparare il pranzo, però adesso mi sono cambiata, mi sono restaurata perché c'è stato un piccolo cambio di programma, nel senso che io e la piccoletta che è di là nella sua cameretta a smontare tutto, tra poco usciamo e andiamo con la nonna a far colazione, a fare un giro, quindi mi sa che il pranzo che ho preparato rimarrà in frigo e ce lo mangeremo domani, tanto comunque se rimane in frigo tiene, e perché oggi è il compleanno della mia mamma, quindi appunto dai, dedichiamo una giornata a lei. Sarà una giornata molto complicata perché abbiamo tutta una serie di appuntamenti e di incastri, nel senso che oltre al compleanno della mia mamma e alla sua festa che faremo questa sera in pizzeria, alle 6 Omar ha la riunione condominiale. Volevamo inizialmente delegare uno dei nostri vicini, però è meglio che andiamo almeno nella prima parte della riunione, piuttosto poi viene via un po' prima, perché comunque vogliamo un attimino sentire
le novità, ecco, perché hanno fatto una serie di preventivi, quindi sicuramente si inizierà a parlare delle cose più importanti e quindi almeno ci proviamo. E poi appunto alle 6, alla fine ho appuntamento io qui in casa perché ci vengono a fare il preventivo per il terrazzo per mettere la tenda invernale, le cosiddette cappottine. Alla fine non ho più disdetto perché mi sono detta: senti, dai, cioè, dato che poi i prossimi giorni saranno complicati perché dobbiamo ultimare i preparativi per il battesimo di Angelica, cerchiamo di smaltire il grosso e quindi se ci incastriamo un attimino in questa giornata riusciamo un po' a far tutto. E per quanto riguarda il battesimo di Angelica e i preparativi, oggi sto indossando quello che avrei dovuto mettere come completo al suo battesimo, ma che non metterò più perché non mi piace, è troppo nero e non mi convince, per cui nulla, nel senso, tutto di Shein. Ho messo questa camicetta che vi avevo già mostrato, che è appunto smanicata, e questo blazer, che io sono proprio un genio nel farvi vedere gli outfit. Comunque mi piace tanto, ma non credo che sia indicato per il battesimo perché è veramente molto molto nero. Vedete, ha le maniche a tre quarti, arricciate, fatto molto bene. Devo essere sincera, è fatto molto bene. E lo metto appunto perché non lo metterò più al battesimo, e tanto qua non si sa adesso nelle prossime ore che stagione ci sarà. È uscito nuovamente il sole. Però c'è l'arietta fresca, quindi almeno boh, mi sono vestita un po' a strati. Se dovesse poi scoppiare il caldo, mi tolgo la giacca. E comunque io non ho ancora un vestito per il battesimo di Angelica. Ho fatto due ordini online, uno dovrebbe arrivare oggi e uno non so neanche se arriverà per questo famoso battesimo. Mal che vada, vado da Zara e vado a prendermi qualcosa. Da Zara l'altro giorno ho ritirato un pantalone nero elegante. E siamo sempre lì però. Lo tengo perché è molto bello, mi sta bene, mi cade bene, però non lo metterò al battesimo perché ragazzi, è troppo nero. Alla fine io sono anche la mamma e quindi non va bene che sia vestita totalmente di nero, è un battesimo, ripeto. E quindi niente, mi tengo tutto perché tanto avevo bisogno di pantaloni estivi, però non mi metterò queste cose, non mi vestirò di nero. Ieri sera non ci siamo visti, non ho pubblicato nessun video e infatti mi siete mancate tantissimo. Mi scrivete sempre che quando non pubblico vi manchiamo, ma in realtà anche voi mancate a me. Però ho avuto bisogno di staccare un pochino, infatti né domenica e né lunedì ho toccato la videocamera perché avevo bisogno di starmene un po' per conto mio, tra virgolette. Nel senso che abbiamo avuto appunto un fine settimana un pochino turbolento, nel senso che non è successo nulla di eclatante, però è successo un fatto che mi ha sconvolto ancora di più. Nonostante io a 35 anni sia consapevole del fatto che il genere umano fa schifo, in questo fine settimana mi sono resa ancora più conto che non c'è veramente limite al peggio. Vi ho lasciato nell'ultimo video che stavamo per andare a una festa di compleanno. Siamo andati a questa festa di compleanno. A questa festa di compleanno sono successe una serie di cose, nel senso che c'erano più persone, c'erano delle bambine. C'era mia figlia, una bambina di 2 anni, la più piccola, e che ovviamente è una bimba di 2 anni, è una bimba che vive serena e spensierata perché questo è il nostro compito, sia perché è piccola e non si rende conto, non capisce quello che accade, sia perché anche se fosse stata più grande io comunque l'avrei lasciata serena e tranquilla. Ovviamente lei è molto attirata dagli altri bimbi, ovviamente lei cerca sempre qualcuno con il quale giocare e a maggior ragione se vede dei bambini, delle bambine, è ancora più attirata. I bambini presenti però a questa festa avevano avuto l'ordine da parte, diciamo, della mamma, non lo so, l'ordine comunque di non salutarci, sia a me che a Omar, di non
rapportarsi assolutamente con noi, automaticamente, di non giocare assolutamente con Angelica. Il problema è che appunto Angelica, come vi ho detto, è una bimba piccolina, una bimba di appena 2 anni e io ho cercato, consapevole di questa situazione, di evitare che Angelica andasse a disturbare, che Angelica andasse a cercare di giocare, però ovviamente non è stato semplice perché a questa festa eravamo in tante persone, per cui insomma lei è una bimba, come sapete, molto attiva, quindi è stato difficile starle dietro. Omar le è stato proprio dietro fisicamente, però ovviamente lei correva continuamente da una parte all'altra e in mezzo a tanta gente è difficile riuscire a tenerla ferma, soprattutto comunque riuscire a gestirla. E c'è stato un episodio che è accaduto a questa festa, che mi ha veramente sconvolto e che mi ha fatto capire che il genere umano fa schifo, gli uomini fanno schifo, le donne fanno schifo, se sei madre, se non sei madre, non c'entra più niente. In teoria, se sei madre dovresti avere un pochino più di sensibilità, dovresti un pochino essere un po' più, come posso dire, avere quell'istinto, che ti dovrebbe venire da dentro. No? Di guardare un bambino, qualunque bambino, come se fosse un po' tuo figlio. Io quando vado in giro che vedo dei bimbi piccoli che fanno i capricci, sorrido perché mi viene in mente Angelica, quindi mi medesimo nella situazione di quel genitore. Comunque, a parte questo, c'è stato questo episodio che mi ha veramente sconvolto, che non ha sconvolto solo me, ma tutti quanti. C'era Angelica che ha preso la mano, di questa bimba, perché voleva portarla con sé in cameretta a giocare, ma questa bimba, avendo avuto l'ordine dall'alto, le ha tirato la mano. Angelica continuava a tenerle questa mano e questa bimba le ha tirato la mano proprio per andarsene perché non poteva giocare con mia figlia. Angelica, essendo piccolina, è caduta per terra, ha iniziato a piangere in un modo, non si è fatta male, però ha pianto molto forte perché ci è rimasta male, secondo me. Poi, per carità, ha smesso in 3 secondi, però questa scena, diciamo che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti io poi sono scoppiata, non sono scoppiata alla festa di compleanno perché non volevo rovinare la festa, alla festeggiata, e non volevo soprattutto creare polemiche proprio anche per mia figlia, non volevo che assistesse a delle sceneggiate, anche perché non fa parte del mio comportamento. Purtroppo, io dico purtroppo, mi è stata data dai miei genitori un'educazione che purtroppo io, nonostante a volte pensi, ritenga che l'educazione al giorno d'oggi non serva più a niente, ce l'ho, come istinto, cioè l'educazione che mi è stata inculcata è diventata parte di me. E quindi io tendo sempre a comportarmi educatamente anche laddove non dovrei farlo. E comunque sia, diciamo che ce ne siamo resi tutti conto, tutti, tutti, tutti presenti alla festa, e quindi io ho fatto presente che quando queste persone ci saranno, io non andrò più perché la mia bambina è piccola, non capisce e quindi ovviamente cercherà sempre di giocare. E è una cosa che mi ha veramente tanto sconvolto, è una cosa che, cioè, mi ha sconvolto perché penso che se ci sono delle situazioni tra adulti, i bambini non ci debbano rimettere. Io ritengo che nonostante tutto quello che accade tra adulti, è importante che i bambini non ci rimettano. Per quelle 2 ore all'anno che ci si vede, si potrebbe anche avere un atteggiamento educato. Io non dico di abbracciarsi, baciarsi, perché quello sarebbe essere falsi. Se ci sono delle tensioni tra determinate persone, giustamente, non è normale che uno si baci, ci si abbracci, eccetera, eccetera. Però, c'è la civiltà, le regole di civiltà. Si entra, si fa un saluto generale, ognuno se ne sta al suo posto. E i bambini credo che debbano essere lasciati in pace. Perché comunque è stato brutto non solo per mia figlia, però lei è piccolina, vabbè, dimenticherà, non se lo ricorda neanche più, ovviamente ne sono sicurissima, non si è fatta male, quindi insomma, però è brutto anche per le bambine a cui è stato dato l'ordine che essendo più grandi vivono comunque secondo me una situazione traumatica, perché
È brutto imporre a dei bambini un determinato comportamento, vietargli di essere bambini. La gelosia, ma in generale, non parlo ovviamente, in generale, la gelosia acceca le persone, le porta a perdere dignità, le porta a uscire di testa, a perdere la ragione. Si comportano in modi talmente assurdi, ma ripeto, un discorso generico che io vedo anche qui sui social, ma in generale proprio nella vita quotidiana, sono accecati, l'odio, la gelosia accecano le persone, le portano veramente a fare delle figure di M, perché è questo che è la base di tutto, cioè non si rendono neanche conto di quello che fanno, di quello che combinano, di come appaiono e dei danni che fanno anche a se stessi e alla propria famiglia. Diciamo che questo evento, ripeto, mi ha sconvolto perché pensavo ci fossero dei limiti in determinate situazioni, voglio dire, cioè siamo persone adulte, in realtà non è così, per alcune persone non è così e questa cosa mi ha letteralmente lasciato allibita. Inizialmente ho avuto una gran rabbia, non ve lo nascondo, però poi oggi, a oggi, ho tanto schifo, provo una sensazione di schifo, di disgusto e di, come posso dire, di pena nei confronti delle persone che sono ridotte in questo modo, perché è un tormento interiore. Per arrivare a fare queste cose, perché tu vivi un tormento interiore, un malessere interiore che ti spinge a fare cose che sono proprio al limite del tollerabile. Allora, visto che Angelica è ancora brava, vi faccio vedere un attimino allo specchio l'outfit e sicuramente dopo avervelo mostrato sarete d'accordo con me nel non metterlo al battesimo, tanto comunque non lo metterò perché ormai lo sto già indossando oggi. Allora, l'outfit è questo, guardate, praticamente c'è questa giacca che ha queste tasche che sicuramente non si vedranno, finte, è lunga, lunga così, fino ai fianchi, non si chiude, nel senso che nasce proprio come giacca che rimane aperta e questo al di sotto è appunto la camicia, che è quella smanicata. Però no, ragazzi, cioè, adesso il pantalone non sarà questo, perché questo è un leggings e generalmente io utilizzo questo genere di pantaloni tutti i giorni perché sono comodi, li metto con le scarpe sportive, con la bimba, sono veramente molto comodi. L'altro pantalone è leggermente più largo, di un tessuto differente, però io vi dico che non mi piace, è troppo nero, troppo lucubre, troppo triste per un battesimo e quindi ho deciso di indossarlo da tutti i giorni. Sono veramente in alto mare perché Omar per fortuna è a posto. Angelica, come avete visto, è a posto. Vi è piaciuto tantissimo il suo vestitino e boh, e quindi quello è già un peso, tra virgolette, in meno, un pensiero, ecco, in meno. Per quanto riguarda me, non lo so, cioè io mi sto occupando di tutto, veramente di tutto, ma non sto pensando a me stessa, quindi penso che il giorno del battesimo arriverò tipo, non lo so, in pigiama. Come faremo? Non lo so, non ho neanche le scarpe. Che sonno, la mia mamma mi ha svegliato, oh, perché mi ero addormentata nel mio lettino in mezzo alle palline, vero? Eh? Guarda, sembri una bimba tranquilla, proprio tranquilla sei, sì.
Angelica, non si mette così la borsa. No, amore. Angelica, non si mette così la borsa. Basta, Angelica. Ma perché? Aspetta, ma perché? Non si mette così, amore, la borsa. Dai. Dai, andiamo a vedere. Poi il rosso non sta bene col tuo outfit. Ehi, Angelica. Ehi, vieni via di là. Vieni qua. Vieni. Ciao. Vieni qua. Ma che wow. Ma non si apre niente qua. Senti, esci da lì sotto. Non mi posso incastrare qua sotto che ho tutte le buste. Esci immediatamente. E non mi rubare le buste. Non tirare fuori la roba in un altro negozio. Senti, io veramente spero che l'acqua santa. Vieni fuori. Vieni fuori che ti prendo per quel codino che c'hai. Vieni fuori. Mannaggia, non mi riesco a chinare. Ma vieni, vieni fuori di qua, che figure! Dai! Tu sei delinquente, delinquente proprio. Svenuta adesso, è delinquente. Ti vuoi tirare su? La cattiveria consuma. Adesso tra un po' si addormenta. Ragazzi, arrivata a casa, devo iniziare a lavorare, però prima voglio chiudere questo video, così riesco a mandarlo online questa sera. E per questa sera riesco a farvi compagnia, a differenza di ieri sera. È stata un'impresa rientrare a casa, perché in macchina durante il tragitto Angelica si è addormentata. Siamo arrivati e ho fatto attenzione, l'ho presa in braccio che ancora dormiva, mi sono caricata tutte le borse perché non mi piace portare lei a casa, lasciarla a casa, poi scendere e andarmi a prendere le borse. Un conto che c'è qualcuno con lei, ma non lo so. Ci metto 3 secondi perché siamo al primo piano, però non mi va l'idea di lasciarla da sola. Quindi ho fatto attenzione, tutte le borse, tutto quanto a fatica. Come siamo arrivati a casa, l'ho posata delicatamente sul letto, si è svegliata. Cioè, porca miseria. Comunque, prima di salutarvi, vi faccio vedere rapidamente le cose che ho comprato questa mattina. Ho comprato delle cosine per Angelica e ho comprato delle cosine per casa veramente belle. Allora, innanzitutto partiamo rapidamente dalle cose prese per Angelica, ovviamente da Primark. Ho preso questo abitino rosa che ho pagato 13 euro. Sono veramente molto belli questi abitini, costano poco e comunque sia li sfruttiamo tanto perché sono belli freschi. Primark ha alzato un pochino i prezzi, devo dire che li ha alzati un pochino, però guardate, una manichina così leggera, corta ovviamente, e boh, così siamo a posto. Poi praticamente le ho preso questi bodini qua, taglia 18-24 mesi, che ho pagato 4,50 euro. E ce ne sono 3 all'interno, sono quelli con le spalline super sottili perché voglio andarli a mettere sotto a questo genere di vestiti, perché non mi piace che si veda la manichina del body al di sotto, quindi volevo quello con le bretelline. E poi le ho preso una serie di pigiamini, sempre 18-24 mesi, sono quelli con i piedini, ce ne sono 3 all'interno. Li ho pagati 12 euro, sono dei pigiamini leggeri che possiamo già iniziare a mettere adesso, perché quelli invernali non le vanno più, sono tutti super corti, ovviamente è ancora presto per dormire soltanto con il body e quindi ci serve assolutamente un pigiamino decente. Quindi guardate, le ho preso questo che è appunto tutto rosa con Minnie, i bottoncini e i piedini, e la cosa bella è che ha l'antiscivolo. Nella confezione c'era quest'altro grigio, sempre della Disney, comunque uguale identico al precedente, e poi c'è questo che invece è bianco con Minnie a figura intera. E sono tutti a manica lunga, però sapete che a casa nostra, soprattutto in camera da letto, fa molto fresco, quindi la manica lunga è veramente perfetta. Vi faccio vedere le cose che ho preso da Just. Ho acquistato 3 cose. Allora, due andranno nel corridoio della zona notte, che presto vi mostrerò. Dunque, abbiamo
Questo vassoio qua, guardate che meraviglia, questo effetto marmorizzato era scontato a, non mi ricordo il prezzo, era tutto scontato, tutti i prodotti che ho preso erano scontati. Questo costava 20 euro, rotondo, ovviamente ha il suo peso, è anche bello resistente, devo dire, perché la commessa non aveva la carta, quindi me l'ha infilato così nella busta senza avvolgerlo, e pensavo che si rompesse soprattutto nel tragitto adesso con Angelica in braccio, perché ho sbattuto ovunque praticamente, tutti i muri erano i miei, però guardate che bello, sotto ha i gommini e questo poi lo vedrete presto quando vi farò il tour del corridoio della zona notte. E poi non c'entrano niente con il corridoio della zona notte, ma ho preso queste due tazze che avevo già adocchiato da un po' di tempo, però mi sono detta no, lascio perdere, perché sapete che io sono una maniaca delle tazze, però poi alla fine erano scontate a 3,50 euro l'una, così mi sono detta boh, le prendo, dato che Angelica me ne ha rotte alcune, almeno ho un po' di spazio per andare a mettere queste che sono nuove, vedete? La fantasia è molto bella. E poi l'ultimo acquisto che ho fatto per il corridoio della zona notte è questa. Adesso in tantissime mi insulteranno, ma sapete che io ho il pollice nero. Guardate che bella, anche questa era scontata a 25 euro. Mi piace veramente un sacco. È difficile trovare delle piante finte che siano ben fatte. Quelle di Ikea sono ben fatte, però io praticamente le ho tutte. Tutti i modelli di Ikea li ho in casa, quindi non posso prendere dei doppioni. E mi serviva una pianta per quel nuovo angolo. Quando ho visto questa, per di più a soli 25 euro, perché comunque le piante finte costano molto, mi sono detta no, assolutamente la devo prendere. Adesso poi andrò a prendere un vaso, perché non voglio lasciarla così, non mi piace tanto, non mi fa impazzire l'idea. E comunque guardate che bella. È 90 cm, quindi poco meno di un metro, ed è veramente molto molto bella. Ho messo la pianta in posizione. Ed è bellissima, mi sa che ce ne vuole una seconda, perché è veramente molto bella, ragazzi. Non vedo l'ora di mostrarvi il nuovo angolino. In settimana ve lo mostrerò, perché arriverà un ordine che ho fatto su Amazon, che ci sta impiegando una vita ad arrivare, però dai, ce la faremo. Adesso mi metto subito a lavorare, un bacio grande, ci vediamo nel prossimo video, ciao!